8 gennaio, voi stessi date loro da mangiare. Questo comando di Gesù ai suoi discepoli è intramontabile, mai verrà meno. Dura fino a tutto il tempo in cui il sole e la luna brilleranno nel cielo. Urge tuttavia indicare quale cibo i discepoli dovranno dare al mondo, e per i discepoli qui si intendono gli apostoli e i loro collaboratori nell'ordine episcopale, che sono i presbiteri. Sappiamo che un giorno ai dodici fu chiesto di interessarsi della questione dell'equa distribuzione del cibo. Alcune vedove si sentivano trascurate. La loro risposta fu immediata. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Atti degli Apostoli 6:1-6. San Paolo, con la sua fermezza nell'amministrazione della vera giustizia secondo Dio, insegna che non tutti hanno diritto di bussare alla porta della carità della Chiesa. Onora le vedove, quelle che sono veramente vedove. Ma se una vedova ha figli o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i loro genitori. Questa, infatti, è cosa gradita a Dio. Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola ha messo la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte. Al contrario, quella che si abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta. Raccomanda queste cose perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia moglie di un solo uomo, sia conosciuta per le sue opere buone, abbia cioè allevato figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene. Le vedove più giovani non accettarle, perché quando vogliono sposarsi di nuovo abbandonano Cristo e si attirano così un giudizio di condanna, perché infedeli al loro primo impegno. Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare ai vostri avversari alcun motivo di biasimo. Alcune infatti si sono già perse dietro a Satana. Se qualche donna credente ha con sé delle vedove, provveda lei a loro e il peso non ricada sulla Chiesa, perché questa possa venire incontro a quelle che sono veramente vedove. 1 Timoteo 5:3-16. Resta valida per tutti la legge del Signore sulla condivisione dei beni di questo mondo, sulla ricerca del regno di Dio e della sua giustizia, sul lavoro quotidiano, sulla preghiera. Preparare il pane materiale non è ministero degli apostoli. Essi devono nutrire i figli di Dio di grazia, preghiera, sacramenti, Spirito Santo, parola, Eucaristia. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro:
voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero, 5 e 2 pesci, e ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presero i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Marco 6, 34, 44. Madre di Dio, angeli, santi, aiutate ogni discepolo di Gesù a vivere il suo ministero.